the Queen Mary, the Normandy, legendary names that amazed the world before they disappeared. They're coming back, and they're even more gigantic. They are today's ocean liner cities. At 5 a.m., the Lyrica approaches the Tunisian coast. The 1,700 passengers are still sleeping, as are the majority of the crew, with the exception, as usual, of the ship's bakers. At 6 a.m., Giuseppe, the assistant purser, oversees the arrival of the Port of Tunis pilot, who will assist the captain in his maneuvers. Francesca. Francesca. At 6:30, Alfonso leaves his cabin. He's the staff engineer and must be at his post for the docking manoeuvres in the port of Tunis. Morning. Meanwhile, the Tunisian police have come aboard. They're here to check the ship meets regulations before giving authorization to enter the port. Capuccio, oi. Mamma mia. Lena, allora hai una mano per vicinare la testata. Dobbiamo prendere quella testata di rispetto, quella che sta a terra la dobbiamo portare in officina. Quindi prendiamo il muletto, ok? Babu. Crew manifest. Via. Passenger manifest. Merci beaucoup. Ça c'est pour le prochain voyage. Alors, yes. Libre pratique, amener la bandiera gialla et c'est la déclaration de partance. La déclaration de départ pour le même. Voilà. Allez. Bridge from Giuseppe, ship is clear. Thank you very much. Ma l'ha bevuto tutto di mezzo. Non scherza, l'ha fatto se non andò. L'acquadico l'ha fatto se non andò. Ho bevuto 10 caffè. E se ne parlato. Tre minuti. Di mai, com'è? Libero di là a sinistra? We have to do something, but it's in normal routine. And sometimes it's normal, it's a big engine, it's a big equipment, you know. Sometimes it's easy to happen some surprise. And for this reason, you never know what you have to do exactly. Marzia is one of the activities and entertainment staff. She's something of a night owl, and sometimes waking up is quite naturally a little difficult. The Lyrica has docked, and Giuseppe welcomes more policemen on board. After the ship's documents, it's the passengers' passports that must be checked. But that's another story. The passengers gradually begin to make an appearance. The day's just beginning, and with it, numerous little problems begin to converge on reception.
Certo, in quale cabina? 10.008, qual è il problema? Perfetto, vado subito a mandare il messaggio, ok? Ciao, grazie. Probably to make sure she's properly awake, Marzia meets her boss out on deck to go over the day's program. Allora, la cosa che possiamo fare questa mattina è dire ai passeggeri che comunque le attività verranno spostate un poco giù alle cabaret. Solamente le dimostrazioni di scultura frutta e verdura e quella culinaria si fanno da quell'altra parte. Allora scendo e invito tutti su. Un po' in giro così e dici a tutti quanti che le attività verranno fatte un po' da quella parte e un po' giù. We say stamping all the extra Schengen we have from many different countries. Australia, Brazil, China, Japan, USA, New Zealand, Zimbabwe. Okay. Okay. Non vuole. Voglio. Dai prima lavoro cabina 10.008. Ok. Ok? Okay. Allo, vi mache un quiz jetzt am cabaret. 5 minuti. Si come in mita? Vi spiele un bisschen. Ja, aspetta. Allo, machen Sie die quiz mit? Vi sind am cabaret hier am this side. Ja, sicher. It's finished now with this passport for an extra Schengen passenger. Now I must go. The information to give directly to the passenger. Your documents and then. When passenger come back, they must return this to the information desk. Okay. And what happened for the passenger of Schengen? Schengen, they must come here, like you see, for stamping this landing card, and they can go directly outside near the bus for the excursion or if you want to go directly out. Haben wir deutsche Sprechgäste? Ja? Dabei. No, vous êtes français? Wollen Sie spielen? Ja? Haben Sie die Zeit? Ja, okay. Do we have English speaking as well? Yeah, you are? So today it's. Oh, two teams, very well. Vous êtes français là-bas, okay. So we're gonna make a quiz now, a question about colors. Cabin 10,008, the leak called in by the steward is being fixed. Now it's okay. Yeah. You like try open what you inside. Yeah. You go inside, you open what? Okay. Yes. No, no, that way you're not going. No, this one, this. For sure, for sure. It's okay. Is it okay? This is good, but I must change only one. I put one new pipe here. Okay, yes, because it broke, eh? Yes. All right. See, everything is good, but I only change one. I did a few minutes finish. Already. Yes. Because yes, in the passenger, yes. They're inside. Okay, you few know. Minutes finish. No. Yes, from? From Croatia. Croatian, yeah, yeah. No, non ci credo. L'occhiale tattico per coprire. L'occhiaia, cioè? L'occhiale. Come dire? L'occhiaia. L'occhiale tattico. Glomma mette su. Questo lo lasci qua, adesso tiri fuori la carta. Tiro fuori la carta. La carta per passare all'esterno e questo ve lo chiedono di sotto. All the passengers go ashore in Tunis, except for one or two who have passport problems. Però cos'è successo con questi passaporti allora, israeliani? I passeggeri israeliani hanno bisogno di un permesso speciale che deve essere messo in un minimo tempo di 48 ore perché hanno bisogno dei controlli che vengono fatti ovviamente per questioni di sicurezza. Come lei sa, ogni
in ogni paese ci sono delle liste particolari dove determinate nazionalità di passeggeri o equipaggio non possono scendere a terra e in certi casi anche con dei permessi speciali o dei visti. Quindi per i signori oggi c'è da passare solo una bella giornata a bordo, in quanto l'autorità non hanno dato il permesso né tantomeno dato una proroga. Non hanno potuto fare una delega? Niente, una delega, nessuna... Ok, avvisiamo i passeggeri dell'inconveniente. Va bene. E che passeranno una giornata con noi. Grazie. It's midday and the trip ashore is coming to an end. The passengers returned from their excursions, and for Giuseppe, who's smiling again, and for Marzia, it's a moment to take a breather before getting back to work. Do you know everyone on board? No, that's impossible. There are over 700 in the crew. You get to know the people you work with very well, but the others, you only pass them in the corridors or see them very little out of working hours. So you can't get to know everyone. The Lyrica has a crew of over 700. We can't get along with everyone. You don't find everyone on board friendly. My rule of thumb, for the way I behave on board, is to always be polite, to greet people and to respect everyone, whatever their job or rank, from the captain down to a simple seaman. You must respect others if you yourself want to be respected. Otherwise, life's difficult. We spend days and days together, so things would soon become impossible. Marco Radusinovic. Vincenzo. Ah, vieni un attimo in centrale, per favore. Ricevuto. Abbiamo avuto un problema. We have a problem with the incinerator. Adesso con l'ufficiale. We'll check it out with the officer in charge. Di che cosa si tratta? Andiamo. La chiave del pannello dell'inceneritore ce l'hai? Sì. Okay, Lina, oggi com'è andata con i controlli doganali? Molto bene, tranquillo. Sì, sono venuti a controllare sigarette, alcolici oppure qualcosa in particolare? No, oggi hanno controllato soltanto le sigarette. Soltanto le sigarette, sì. Bene, era tutto in regola, no? Non è che c'erano, certo, problemi. Certo. Che sai che se ad esempio ci sono problemi possiamo andare incontro a delle brutte multe, prego. Quindi una giornata tranquilla. Ma diciamolo sì. Solitamente nel porto di Tunisi le autorità doganali però a volte danno più problemi, no? Controllano sempre, sia le sigarette o l'alcol, però controllano. Quindi già un impegno. Già un impegno maggiore. Hola, buen día. Buen día. Buscando. Buscando. Hi. Sarà già 40 minuti che siete davanti sta foto. Come 40 minuti che cercate. Ci dobbiamo spostare, dobbiamo togliere. No, ci mancherebbe. Stiamo vedendo le foto che dobbiamo prendere. È bellissimo. Dicevo,
Ci state mettendo a scegliere quale volete? Scegliere. Siccome che ci sta proponendo il ritrattone. Quindi dopo per la partenza, le ovvie ragioni. Sì. Dopo la partenza siamo liberi di aprire quando vogliamo. Come vediamo qui ci sono ancora esigenze. Why the door is closed now? Perché noi non siamo autorizzati, cioè non because abbiamo we're not allowed to open while the ship's in the port. We have to stay closed. That's the law. Apriamo soltanto we open once we're out at sea. This is a law? Yes. It's customs rule. As we sell duty-free cigarettes and alcohol at much lower prices, when we reach port, the customs officers do a stock take of all the products. They check to see our documents are in order and seal the doors so that we can't make any illegal sales that they would otherwise be unable to control. Possiamo procedere? Sì, possiamo aprire. We were having a problem with closing the incinerator. It wasn't a big problem. It was most likely to do with the vibrations. It's quite a powerful system, easy enough to operate. We burn all the paper and wood, we collect the trash, sort it, and when we arrive in a port, we stop the incinerator so as not to contravene international laws. Then we offload the ash and the other non-burnable trash. Carote, ecco. E in spagnolo? Ah, cambia. Chi cambia? Come si chiama? Zanahoria. Ah, che bello. La zanahoria, lo sapevi? Sì, avanti. Messo, buongiorno. Avanti. Buongiorno, comandante. Buongiorno, signori. Buongiorno. Sono con i documenti. Ok. La pratica. For Alfonso, who's doing his final inspection rounds, the day's coming to an end. But for Giuseppe, and especially for Marzia, the night ahead promises to be a long one. Quick meal, an evening dress thrown on to welcome passengers to the theatre. The later it gets in the day, the more energetic Marzia seems to become. Ora inizia lo spettacolo, io vado su. Vabbè, facciamo così, ci vediamo tra un po'. Dai, ciao. Iniziamo, ci vediamo dopo. So how do I look? Better than in my overalls, right? I'm getting ready for the gala dinner. Gala dell'arrivederci. The farewell dinner when the captain says goodbye to all the passengers. Okay. What could you say about the life aboard the cruise ship? La vita a bordo delle navi passeggere. Well, life on a cruise ship
Sicuramente è piacevole. It's a real pleasure per i passeggeri. For the passengers. Per noi for us in the crew, there are a lot of sacrifices. Ma è contornata. But you do have the odd moment when the spotlight's on us. It's like, how can I put it? We like being admired. This life gives me so much satisfaction. I studied for so long, had a real tough time. I did so many odd jobs. But when I'm wearing this, I'm a different person. Barcelluto, Palma de Mallorca. Tocca! Che storia? Fa quello che vuoi. Io mi devo preparare per la festa brasiliana. Ah, dove sono le mie cose? Non ho molto tempo adesso. I don't have much time because the Brazilian theme night starting in the disco. I think cruises have become family vacations. So we must offer activities and entertainment for all tastes. And we must adapt to different situations to meet the demands of the passengers. And that requires us to be intelligent, good-looking, and friendly. Yes, all of that. 10 to midnight, time for Giuseppe's last job of the day. He must ensure everything's ready for the midnight buffet, which all the passengers will soon attend. Bastiano, allora tutto a posto, tutti in ordine, qualcosa da ready chef. Siamo in posizione. Avete controllato tutto bene, tutto a posto. Possiamo anche aprire le porte.